Ciao e benvenuto o benvenuta. Questo sarà il primo di una serie di video che creerò per spiegarti il mio nuovo sistema di analisi cromatica, Holistic Color System. Questo perché nonostante io abbia fatto una presentazione in anteprima e abbia reso poi disponibile un'altra presentazione sul mio sito si sente la necessità che io spieghi questo metodo anche qui sui social, quindi caricherò questi video sia su Instagram che su YouTube. Saranno appunto dei brevi video che andranno a spiegare tutto dalla A alla Z in modo che sia un po' più comprensibile. Partiamo subito con la genesi di questo sistema. Perché ho creato questo sistema? L'esigenza è nata già da qualche tempo, insomma, ha cominciato a nascere in me circa un paio di anni fa, quando avevo lanciato, se ricordate, Armocromia Olistica. Il desiderio di unire il mondo della consulenza d'immagine al mondo olistico, altra mia passione, altro mio interesse, altra cosa che ritengo sia utilissima per stare bene con se stessi, è una cosa appunto che stavo coltivando già da diverso tempo. Quindi ho cominciato a sentire l'esigenza di utilizzare un sistema di analisi del colore che fosse più mio, più in sintonia con quello che è il mio business, con quella che è la mia missione. Così, appunto, come dicevo un paio di anni fa, ho cominciato a buttare giù delle idee, ho cominciato a studiare ancora, ancora e ancora la teoria del colore. Appunto cercando di creare qualcosa di nuovo, o meglio, un nuovo punto di vista. Questo perché ormai è già stato tutto inventato, non esiste niente di nuovo, non esistono persone che dicono ah, io ho inventato qualcosa di completamente nuovo. Esistono solo modi nuovi di elaborare delle informazioni che abbiamo già. Questo perché la teoria del colore è una. È un po', ho fatto l'esempio anche durante l'altra presentazione, è un po' come le sette note. Le note sono sette, non è che un giorno uno alla mattina si sveglia e dice ho inventato l'ottava nota. No, le note sono sempre quelle e si possono combinare in modo diverso fra di loro così da creare armonie, canzoni sempre nuove. E questo è quello che ho cercato di fare anche io, elaborare le informazioni che già conoscevo, le mie conoscenze, la mia esperienza, quella che ho accumulato insomma nei 6 anni che faccio questo lavoro e creare qualcosa che fosse più in sintonia con quella che è proprio la mia missione, con quello che è il mio mood. Questo non perché io ritenga che il sistema che utilizzassi prima fosse scadente, anzi l'ho usato fino a un mese fa. E lo ritengo, il sistema a 16 stagioni, nello specifico quello che io utilizzavo, lo ritengo ancora uno dei migliori in assoluto per completezza e affidabilità. Quindi non è perché io ritenga adesso che il mio sistema sia migliore rispetto ad un altro. Una cosa che ci tengo sempre a dire è che io non vi dirò mai che il mio sistema è migliore rispetto ad un altro. Vi posso dire che il mio sistema è un sistema affidabile, che è un sistema un po' diverso dagli altri, che è un sistema che sento molto mio, ma non vi dirò mai che migliore rispetto ad un altro, perché la troverei una cosa molto, molto presuntuosa, anche perché, come sappiamo, ci sono tantissimi sistemi di analisi del colore che sono comprovati e davvero affidabili, quindi sarebbe. Non è da me, insomma, dire una cosa del genere a voi. Questa è stata un po' la genesi del mio sistema.